Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati a casa di Mari. Oggi siamo qua per fare il tour della lavanderia. It's beginning to look a lot like Christmas. Allora, voglio premettere che oggi sto girando con il nuovo telefono, quindi vedrete forse una qualità, spero una qualità migliore. E oggi voglio farvi vedere quindi come abbiamo rinnovato la nostra lavanderia. Durante questi mesi abbiamo cambiato il box doccia, come vi dicevo nel vlog passato. Il box doccia era 80x80, mentre adesso ne abbiamo preso uno 90x90. Il box doccia l'abbiamo preso da Leroy Merlin, mentre il piatto doccia da Leroy Merlin, il box doccia da Bricoman. Abbiamo anche cambiato dei pensili della lavanderia che abbiamo preso da IKEA. Adesso vi faccio vedere la lavanderia ristrutturata e rinnovata. Eccoci qua. Innanzitutto abbiamo cambiato questi questi pomelli li abbiamo presi da Leroy Merlin. Ho voluto questi qua neri in stile farmhouse, però ancora dobbiamo togliere queste. Cerco aiuto anche se Agatha Chic, che non impegna, ha giustamente consigliato di toglierli con il phon, però questi qua hanno un adesivo fortissimo perché erano i salvacasse, diciamo le sicure per le aperture dei cassetti per i bambini, quindi hanno un adesivo molto forte. Invece, per il mobile della pila, abbiamo preso questi qua in questo stile, così, che mi piacciono tantissimo. C'è un po' di macchiolina qua, adesso con questo telefono in 4K vedete qualsiasi cosa, perché qua c'erano le, forse lavando bene si toglie, c'erano le maniglie. Quelle più vecchie. Questa è la pila, di qua non abbiamo cambiato nulla, anche se vogliamo cambiare questa luce, ne stiamo cercando una migliore. Questo qua è sempre il mio appenditovaglie, comprato in un brico tantissimi anni fa e ci troviamo benissimo. E questo qua era un pensile per la doccia che avevamo comprato, però era troppo piccolo e lo abbiamo tenuto qua momentaneamente, ma presto scoppola anche questo. Questo invece è il mobile che abbiamo preso da IKEA. L'abbiamo visto esattamente nel reparto lavanderia di IKEA, al che mi è venuta proprio l'idea. Ho detto: guarda che carino, ci entra preciso preciso, è tutto bianco ed è tutto conservato e non si vede più niente. L'unica cosa è che quella è troppo alta per me e io ogni volta me la devo fare prendere da qualcuno perché io non ci arrivo. Qua momentaneamente ho adagiato queste due ceste bellissime che ho acquistato dai cinesi vicino casa, ma penso che si trovano facilmente, se non proprio queste, trovate quelle insomma un po' simili. Mi piaceva molto questo accostamento bianco-grigio perché io le piastrelle ce le ho bianche e azzurre e credo che comunque sia un colore che si abbina bene. Dentro, accanto, ho messo queste piantine finte di lavanda e una, insomma, vabbè, una candela. Queste cose poi le cambio. Qua, in piccola insenatura, vorrei inserire una tavola di legno con scritto laundry, wash, clean and dry, una cosa del genere. Ho acquistato l'adesivo su Wish, però per la tavola che avevo acquistato era troppo grande, quindi adesso vado ad acquistare una tavola un po' più grande, di modo che riesco a mettere questo adesivo. È molto carino, poi vi lascio giù il link di questo adesivo che ho preso. Voglio parlarvi invece di questi detersivi che ho messo qua dentro. Questi sono detersivi per la lavatrice ecologici,
Questi in particolare sono alla cenere attiva, come vedete io già li ho usati, per questo ve ne parlo tranquillamente e ve ne parlo con la mia personalissima esperienza. Questi detersivi io li compro ultimamente al negozio La Vie en Rose di Elisa Trovato. Si trova a Pedara. Questo negozio però vende in tutta Italia, spedisce in tutta Italia, per questo ve lo raccomando e ne parlo qui su YouTube, perché so che voi siete interessati a conoscere detersivi biodegradabili. Questi qua sono detersivi alla spina e la cosa più bella è che ci sono un sacco di profumazioni. Poi vi faccio vedere un tour del negozio di Elisa, andrò in questi giorni ad acquistare dei regali di Natale, quindi vi farò vedere la magia di questo negozio e la bellezza di questo negozio. Questi ammorbidenti e questi detersivi quindi sono biodegradabili al 98%. Questo qua non è completamente biodegradabile perché ha ha un ingrediente per far addolcire, diciamo, i capi, mentre gli altri sono biodegradabili. Questa è la cenere attiva, praticamente è l'odore del bucato di una volta ed è veramente buonissimo. Non solo detersivi per il bucato, ma anche detersivi per lavare a terra. Adesso vi faccio vedere questi due che sono buonissimi. Questo qua è il Narciso Rodriguez, la casa che li produce è Ecobolle ed è siciliana. E qua c'è, guardate qua, La Vie en Rose di Trovato Elisa, Corso Ara di Giove 207 Pedara. E qua c'è la composizione chimica dei prodotti. E questo detersivo è buonissimo. Io ho pulito casa, c'era un profumo di Narciso Rodriguez in tutta casa che era fantastico. È concentrato, quindi ce ne vuole un tappetto per ogni litro di acqua, e rimane la casa veramente profumatissima. Questo qua invece aveva terminato l'etichetta, è Cani e Gatti si chiama, ed è un detergente per pavimenti disinfettante. Ottimo alla mela verde, ottimo per chi ha gli animali in casa perché è disinfettante rispetto a questo che è soltanto per prodotto per pavimenti, per pulire, insomma, questo in più disinfetta. Questi prodotti sono veramente ottimi, non hanno un costo elevato, quindi, e poi c'è un grande risparmio della plastica, soprattutto perché voi potete riportare le bottiglie e farvele farmi fare un refill, diciamo, dei prodotti da Elisa. A parte questo, lei ha anche una grandissima selezione di saponi naturali, shampoo solido, bagno schiuma, che sono veramente fantastici, ed ha anche un kit per la pulizia del viso che è meraviglioso. Io l'ho preso, me l'ha gentilmente omaggiato, anzi, ma io lo vado a ricomprare appena mi termina, perché guardate, questo qua è un sapone che ho preso da lei, questo qua è il sapone per il corpo, bagno schiuma solido all'arancia e cannella, fantastico veramente, mentre quelli che ho preso, che lei mi ha omaggiato, erano lo struccante viso, che è buonissimo, e il sapone al collagene, che lo uso la sera, ed è, sono, ragazzi, sono fantastici, non potete immaginare quant'è buona la qualità di questi saponi. Io ve lo consiglio ad occhi chiusi di provarli. Vi ricordo che il negozio di Elisa spedisce in tutta Italia, quindi io vi lascio giù nel box informazioni il loro link del loro canale Instagram. Passiamo qua alla zona finestra e, come potete notare, non c'è tenda. Perché? Perché nella nostra lavanderia purtroppo c'è soltanto questa piccola finestrella che non fa passare molta luce, quindi noi una volta avevamo la tenda, ma abbiamo deciso di toglierla proprio perché non entrava luce. Molte volte in estate soprattutto lascio sempre aperto perché è l'unico modo per far entrare ancora più luce. I tetti sono stati tutti ridipinti, prima erano tutti sporchi, questi qua li ha fatti il nostro cugino Ale, che voi ormai conoscete perché ci ha dipinto quasi tutta casa. E qua, insomma, questa qua è la zona gabinetto. Questa cesta io l'ho presa tempo fa da
Eurospin la trovate sempre, ogni tanto Eurospin la ripropone in bianco, in azzurro e, se non mi sbaglio, anche in marrone, ma non sono sicura, non mi ricordo bene. Zona bidet, insomma, questa zona qua non l'abbiamo cambiata. Questo qua è un altro mobiletto, come vedete abbiamo provato a togliere questi adesivi, ma ancora sono là. Sono incerta se togliere la stellina e il pesciolino, perché sinceramente mi sembrano un po' ormai fuori tema, diciamo, per questa lavanderia. Qua sopra invece ho le mie mensole a giorno, dove metto tutti i miei profumi, eccetera eccetera. In questo momento è decorata per Natale. Questo piccolo festone l'ho trovato tanto tempo fa ed è proprio dello stesso identico colore quasi del bagno, quindi ogni volta lo tengo, lo pulisco e lo poso piano piano per non farlo rompere, perché è bellissimo. Non so se ne troverò altri simili, perché questo è proprio lui. Qua ci sono i miei profumi. Io non uso profumi pazzeschi, non ne ho tantissimi perché sono molto difficile con i profumi, ma questi sono quelli che io uso ultimamente. La moringa è il mio preferito in assoluto, e poi quello che uso quasi ogni giorno è questo qua, è acqua profumata zucchero a velo. Poi qua dentro ci sono anche altri prodotti per il corpo. Qua c'è la pietra di potassio, della quale vi ho parlato tempo fa. Questo qua è uno dei migliori deodoranti naturali. Vi lascio qua sopra il link, così lo andate a vedere, questo video dove vi parlo della pietra di potassio, ed è fantastico. Penso che molte di voi già lo conoscono. Qua ci sono altri prodotti, insomma, che uso io quasi giornalmente, insomma, messi qua. Passiamo al box doccia. Qua ho appeso la mia cosa, e questo qua, ragazzi, che dobbiamo fare? C'è e me lo devo tenere. Questo invece è il box doccia. Stiamo aspettando il muratore che ci viene a fare la fuga. Il comune dove vive il nostro muratore è in zona rossa, quindi lui non si può spostare. Va bene, il marito disturba mentre io giro i video. Comunque, questo è il box doccia che abbiamo acquistato. Vi ripeto, è 90x90, e vi faccio vedere dentro. Si apre così, comodissimo. Io ho preferito il vetro satinato perché è molto più pratico, non devo stare lì a pulire benissimo il vetro, ragazzi. Io sono per la praticità delle cose. Mentre questo, il piatto doccia, l'abbiamo preso, come dicevo, da Leroy Merlin. Mi piace tantissimo questo coso qua argentato grosso, è molto bella. Non abbiamo fatto grandissimi cambiamenti perché, insomma, il soffione della doccia già l'avevamo acquistato circa un anno fa più o meno. E questo qua è il cosino che ho rimesso qua dentro, perché questo è molto più grande, e siccome io sono un'usatrice seriale di bagno schiuma e cose varie, ho preferito riutilizzare quello. Niente, ragazzi, questo era il mio tour della lavanderia. E la porta è... si è rotta là, non so perché, dobbiamo cercare di ripararla. Ah, mi dimenticavo, il lampadario, guardate che carino. E anche il lampadario è in pandan con le mattonelle, come vedete. Abbiamo scelto queste mattonelle prima di sposarci, ovviamente, dove abbiamo scelto di mettere questa striscia in alto. Una volta si usava riempire di mattonelle la lavanderia, e la striscia più scura in corrispondenza dei sanitari, vedete? Ecco qua, mentre il resto è tutto azzurro chiaro, così come tutto il resto. Ok, ragazzi, qua ci sono io con il mio telefono nuovo. Vi ringrazio per avermi seguita in questo tour della lavanderia. Io vi do un grande bacio e ci vediamo domani per un altro video. Ciao!